Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Maurizio Battista è un comico, cabarettista, attore, conduttore e regista. La sua carriera teatrale ha avuto inizio nel 1978. L'esordio nel mondo televisivo invece arriva circa 10 anni dopo, precisamente nel 1989, quando prende parte alla 10ª edizione del programma Fantastico in qualità di comico. Dopo essersi fatto conoscere dal pubblico, la sua carriera e il suo successo sono divenuti completamente inarrestabili. Oggi infatti Maurizio Battista è un personaggio molto amato e questo è testimoniato anche dal fatto che è costantemente in giro per l'Italia per potersi esibire. La terribile situazione di Maurizio Battista. Un po' di tempo fa, Maurizio Battista si è ritrovato a dover annullare uno dei suoi spettacoli a causa di un ricovero urgente all'ospedale. Le condizioni di salute del comico hanno fatto preoccupare tutti i fan. A riportare quanto gli è successo è il portale di Fanpage. Ecco tutti i dettagli. Maurizio Battista sarebbe dovuto salire sul palco per intrattenere tutto il pubblico che lo aspettava con ansia. A causa di una forte infiammazione al pancreas però ha dovuto annullare il tutto e si è ritrovato sdraiato su un letto di ospedale. Mi trovo all'ospedale a cercare di guarire da una bruttissima infiammazione al pancreas che ho da ieri, che mi ha debilitato alla grande. Il problema è che stasera c'era la serata che purtroppo non si può fare. Il 18 c'è stato un problema e oggi ce n'è un altro e non si può fare. Credete nel destino? Io un po' ci credo. Signori, vi comunicheremo quando sarà rimandata la serata. Quando saremo tutti vivi, perché prima non ce la si fa. Queste le parole di Maurizio Battista con le quali racconta ciò che gli è avvenuto. È stata sicuramente un ricovero inaspettato, una situazione che avrebbe potuto aggravarsi ulteriormente, ma fortunatamente il comico non ha avuto ulteriori problemi e ha superato anche questa tornando sul palco in grandissima forma. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.